2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Su Bagnato ci piove. Sfrattati dal loro plesso perché inagibile, gli alunni della scuola Solito si sono ritrovati in un'aula in cui ci piove dentro. Insomma, come dire, dalla padella alla brace. È successo oggi, mentre con la giornata di piogge la situazione in città era parecchio delicata, i genitori hanno ricevuto una telefonata dalla scuola con l'invito a prelevare subito i loro figli perché nell'aula pioveva acqua in abbondanza. Insomma, hanno lasciato una scuola in cui c'erano pericoli di cedimento del tetto, in cui l'agibilità non era assicurata, eccetera, per andare in un'altra in cui la situazione non è certo delle migliori. E allora il comitato spontaneo dei genitori della scuola Solito è ritornato alla carica, chiedendo che si faccia luce su tutta la situazione dell'edilizia scolastica che è di competenza del comune, chiedendo insomma ricognizioni e controlli a tutela della sicurezza dei bambini gioresi, perché non si fidano più delle capacità organizzative e gestionali del comune. E proprio su questo la commissione istruzione guidata da Toto Scerra sta organizzando per mercoledì un incontro con assessore e dirigente per parlare di manutenzioni scolastiche. Insomma, si sta accendendo la luce su un problema atavico, ma che ora è molto molto più grave e che riguarda appunto la sicurezza di tutto il personale. Certo, è molto singolare che i ragazzi della Solito si siano ritrovati in questa condizione di estrema precarietà, passando da una scuola inagibile a un'altra che sicuramente non è messa meglio, ma che comunque è aperta. Si tratta di tematiche su cui c'è poco da scherzare e che bisogna attenzionare in maniera molto molto severa e con progetti e programmi che abbiano una scadenza e che diano certezze alle famiglie. Famiglie che, diciamolo, non si fidano più. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.